Bentornati. Allora, oggi nuova reaction su Carl Böhm, che questa volta dirige il Don Juan di Richard Strauss. Non sto a dire tante parole di introduzione perché il video è già molto lungo e tante cose le diremo nel corso della reaction e poi ovviamente anche in fase finale. C'è un'unica cosa che è giusto che sappiate, nel caso vi sia ignota, cioè che Böhm è stato uno dei più importanti interpreti di Richard Strauss, e la motivazione è solo legata a una generica affinità con questa musica, ma anche al fatto che i due si conoscevano, nel senso che nel 1942, quando Böhm aveva 47 anni e Richard Strauss 77, si conoscono e comincia tra di loro non solo una collaborazione artistica, musicale, tant'è vero che Böhm dirigerà diverse prime esecuzioni di Richard Strauss, ma insomma, nonostante le differenze di età, si instaura anche un rapporto di sincera amicizia, che continuerà naturalmente fino alla morte del compositore, e quindi per tutta la vita poi Böhm resterà uno degli interpreti preferiti per le musiche di Richard Strauss, perché uno di quelli, e ben pochi possono, come dire, vantare di aver conosciuto il compositore e di poter dire: il compositore mi ha detto che questa cosa si fa così. Quindi capite, insomma, che lui aveva decisamente un valore aggiunto rispetto a molti altri. E questa, insomma, è la cosa che più mi ha colpito in questo video, e lo vedremo diverse volte nel corso della reaction. Per cui ho già parlato abbastanza, vediamo la prova e poi ci vediamo alla fine per le conclusioni. Ecco, il classico saltino che faceva sempre prima di un attacco iniziale, ferma subito per dire che i fiati erano un po' in ritardo. Sì, qui siamo nel 1970, Böhm non è più un ragazzino, dirige ancora tantissimo, in particolare il Wiener Philharmoniker, con cui farà centinaia di concerti, sono un'orchestra che conosce molto bene. E che lo conosce molto bene. Tant'è vero che vedete che spesso ho un po' l'abitudine, abbiamo già parlato quando ho visto l'altra reaction, di parlare mentre l'orchestra suona, che non sempre è una cosa efficace da fare. Ecco, questa è una cosa importante perché la vedremo più avanti. Più volte dice: quando mi fermo, smettete di suonare subito, altrimenti perdiamo tempo. E vedremo più volte che questa cosa si ripeterà. Ecco, qui sta stabilendo l'equilibrio, in particolare degli ottoni e le dinamiche. Ovviamente l'orchestra conosce molto bene il pezzo, questo. Ovviamente questa è una prova, come dire, di assestamento per un pezzo che l'orchestra ha tranquillamente in repertorio, insomma, non è scelto una prima lettura, perché per quanto bravi, insomma, il pezzo è impegnativo. Ecco qui. Anche qui si lamenta perché stanno suonando mentre lui parla, e vedremo che succederà ancora. Ecco, qui dice al timpanista di usare le bacchette in legno e non quelle che si usano normalmente sulla musica, diciamo, dall'Ottocento in avanti. Insomma, le bacchette in legno si usano generalmente per la musica del Settecento, ecco. Però in questo caso il compositore ha richiesto proprio l'utilizzo delle bacchette in legno. Wo haben Sie da irgendwie, meine Herren, vor Anna haben Sie nichts, ne?
Comunque fa una richiesta un po' strana perché dice: avete una lettera prima di A? Prima di A ovviamente non ci sono lettere di riferimento stampate, però può darsi che magari, proprio perché il materiale è già provato e le parti sono già state utilizzate, magari sia stata messa una qualcosa di provvisorio prima di A, che però è la prima lettera di prova. Anche ancora il discorso degli equilibri negli ottoni, vuole più da terza tromba. Cioè no, presto, va bene dinamiche, ma insomma. C'è un problema di della terzina, di come vuole la terzina. Ecco, qui vedete che il corno stava cercando di capire da che punto ripartire. Avete visto proprio che col dito cercava. E questa è una cosa che facciamo spesso, molte volte non diamo il tempo agli orchestrali o di prendere fiato, soprattutto appunto per gli strumenti a fiato, o di banalmente contare, diciamo tre prima di lettera B, ma insomma dagli momenti, guardare dov'è lettera B, tre battute dietro, insomma ecco, tre prima di B, l'ho detto per caso ma è venuto giusto. Dice lo stesso tranquillo che poi verrà più tardi. Ecco, qui c'è una cosa interessante. Dice: guardate, qui Strauss si è dimenticato di segnare questa indicazione, ma sottinteso lo so perché lui mi ha detto di farla. Scusate se è poco. Mi faccio notare questo modo molto rilassato di tenere la bacchetta, cioè con la parte finale che esce dalla mano, insomma, in prova ci può fare, insomma, una cosa molto più rilassata. Guardate, in maniera non certo canonica, insomma, però in prova, come dire, si può fare, insomma, non credo che terrà così in concerto, ecco. Cesar era C, per far chiarire a tutti che quel punto lì era lettera C. E quindi chiede all'arpa di suonare più in maniera più forte un determinato passaggio. E qui gli manca qualcosa. Invece, arpa, dov'è il basso dell'arpa? Bene, poi? E l'arpa scuote la testa e dice, non c'è nient'altro a suonare. C'è evidentemente un problema di medizione, mancano delle note all'arpa. 5 prima di D, Dora. Spesso in prova si dà un nome alla lettera. Ecco, ancora, attenzione.
vuoi scusa. Prima nota del Glockenspiel, troppo piano. Ecco qui, vedete, da sempre questo attacco molto alto che non è esattamente scolastico e canonico. Dopodiché in prova si può fare, e considerando che l'orchestra è più in alto di lui, la cosa può avere un senso. Insomma, normalmente è insolito dare un attacco così alto. Ancora da Dora. Posso farlo un po' più forte? Ecco qui dice, attenzione, sentiamo bene il primo violino, gli altri devono suonare più piano ovviamente per non coprirlo. Cinque battute di rubato. E qui dice il fagotto è troppo forte e i primi violini sono troppo piano. D'altro non l'aveva chiesto lui ai primi violini di suonare più piano, e questa è una cosa che succede naturalmente. Bisogna sempre fare attenzione che quando si setta una dinamica, bisogna fare attenzione che poi i musicisti non restino legati a quella dinamica. Non rallentiamo. Ora stringiamo. Cioè, vedete che per quanto sia scritto sulle parti, per quanto il gesto, il direttore sia preciso, spesso il direttore in prova dice: oh, guardate qui, stringiamo, ritardiamo, rubato. Vorrei sapere, una buona idea ribadirlo e ricordarlo. Dice qualcosa al quarto corno. Riprendiamo con levare. Naturalmente, quando c'è una frase che comincia a levare, si comincia a levare. Cioè, vedete, comunque i musicisti si guardano tra di loro spesso, quindi vuol dire che conoscono bene la musica. Vedete, sempre questo attacco sempre molto alto, avete visto? Proprio questa posizione delle braccia molto alte. Trombette ridacchiano tra loro, le trompete. Ecco, stesso discorso di parlare mentre l'orchestra suona, non sempre si ottiene granché. Bei dem Tranquillo, dass man wirklich pianissimo bleiben und erst crescendo vor Eduard 1, 2, 3. Dice, non fate crescendo fino al punto, e gli dice il punto preciso dove deve iniziare il crescendo. Prima niente. Dieses
Vedete ancora qui il lusso di poter dire quello che il compositore voleva, e quindi qui c'è un'indicazione che manca nella stampa, ma che ci deve essere, perché il compositore la voleva. Ecco, comunque, al di là dell'indicazione musicale, vedete che lui era ancora seccato perché l'orchestra continuava a suonare mentre lui si era fermato. Che insomma è un po' indisciplinata questa orchestra, considerando che orchestra è e considerando che è un direttore che conosce molto bene. Insomma, vedete, G diventa Gustav. Ecco, qui vedete che ci sono quattro trombe, in realtà in partitura ne sono previste solo tre, non è un raddoppio. Vedete anche qui, vedete, anche qui si lamenta perché parlano, c'è un po' di indisciplinatezza. Dicevo, non è tanto un raddoppio, magari ne parleremo in un prossimo video. Evidentemente quel giorno avevano la quarta tromba e dovevano, diciamo così, per questione anche contrattuale, farla suonare. In più, alternandosi nei passaggi, magari fa la parte di un'altra tromba e l'altra si riposa, così si stanca di meno il labbro. E considerate che questa comunque è musica difficile per le trombe, eh? Non è più Mozart o Beethoven, dove la parte delle trombe era decisamente minima e basilare, molto semplice, era un supporto armonico e basta. Qui no. Qui si mette a discutere con la prima violino, con la spalla sulle arcate. Il direttore interviene sulle arcate. Allora, io ricordo una volta che c'era un direttore che era un ottimo violinista e che aveva cambiato buona parte delle arcate, tuttavia quelle arcate che a lui, in quanto ottimo violinista, anzi era un solista, funzionavano bene, non erano altrettanto efficaci con l'orchestra. E poi ci sono delle regole generali dovute al peso dell'archetto, ma a meno che non conosciate molto bene l'argomento arcate, mediamente è meglio lasciare fare la spalla, perché magari si risolve un passaggio però poi si complica quello successivo. Und dann es ist più vivo, gell? Es ist das Haupttempo fast wieder. Es kommt dann ein Stringendo, gell? Darf ich nochmal bitten, ja? Gustav. Wir können es dann nicht. Ruhiger, ruhiger, ruhiger. Qui avete visto? Si è agitato un po' e ha perso un po' l'equilibrio e si è appoggiato al leggio. Qui se la prende con, per una precisione, il primo corno del terzo corno, scusate, e gli dice guarda però che la sta suonando per la prima volta, non, per cui insomma colpa mia. Dice va bene, la prima volta che lo suona però saprà contare, no? Quindi capace di contare, no? Vabbè, qui è una battuta però fatta senza cattiveria, anzi col sorriso.
Das ist vor tempo molto vivace, gell? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tag, ja? Direkt an der Stelle. Haben Sie das? Bitte. Posaune. Vedete, anche qui i tromboni non hanno trovato il punto, c'è un errore nelle parti o non gli ha dato lui il tempo di trovare il punto da cui stavano riprendendo? Chi può dirlo? Dice, eppure perché non avete queste indicazioni sulle parti? C'è ancora da Gustav, G. Vedi, qui è ancora molto seccato perché loro continuano a parlare o a suonare quando lui ferma la prova, dice insomma, per favore perdiamo tempo e basta, che ancora fanno casino, sono un po' disciplinata, eh. Qui specifica, attenzione, non c'è una corona in questo punto, c'è solo una cesura, cioè un piccolo respiro tra una frase e un'altra. C'è ancora, non eravamo insieme. Che facciamo? Cioè, non tirate indietro il tempo. Non ce ne sto ritardando, quindi seguitemi. Solo una piccola cesura e basta. Altrimenti ritenete il tempo. Ecco, vedete cosa sta facendo il corno? Sta svuotando la bava, perché negli strumenti a fiato in generale, soprattutto negli ottoni, soffiando dentro lo strumento, a goccia per goccia si accumula la saliva, quindi ogni tanto va svuotata. Generalmente questa cosa viene fatta nelle pause, però a volte, se questo dà fastidio al musicista, lo fa anche a rischio di mangiarsi un po' di musica. Vedi, anche qui l'ha detto Strauss, e mica tanti possono permettersi questo lusso. Per esempio il gesto molto alto, come vedete. Anche qui c'è, attenzione, non fate nessun ritardato, non c'è nessun ritardato. E qui si arrabbia ancora, vedete? E dice, volete ascoltare quando dico qualcosa per piacere? Vediamoci il concerto e poi ci vediamo per le conclusioni. Y
Allora, cosa possiamo dire di questo video di Böhm? Beh, innanzitutto quello che un po' sorprende è una certa indisciplina dell'orchestra. Forse ci immagineremmo ad un'orchestra di questo livello, che conosce tanto questo direttore e anche alcune sue rigidità, ci saremmo aspettati, come dire, una maggior disciplina. Però consideriamo una cosa, ad onore del vero, che i musicisti, quando parlano tra di loro, è vero che la cosa dà fastidio, perché stiamo suonando, io interrompo e sto dicendo un qualcosa che l'orchestra deve fare. Se i musicisti parlano tra di loro non sentono quello che dico io, si disturbano a vicenda e così via. Però al contempo c'è da dire una cosa: i musicisti, quando si interrompono, non è che si interrompono per contarsi le barzellette o per discutere cosa ha fatto la loro squadra di calcio il giorno prima. Si dicono cose musicali: ah, qui Gualo è mezzo forte, qui l'arcata è così, qui la dinamica è così, insomma. Per cui è giusto che il direttore brontoli se l'orchestra non sta in silenzio quando lui parla, però insomma teniamo sempre presente questa cosa, così come teniamo sempre presente che un musicista nell'arco di 3 secondi che suona deve tenere in conto una quantità di parametri che è enorme. Cioè, le note giuste, diamolo per scontato, l'intonazione, la dinamica, la logica, le legature, le arcate, se ci sono delle arcate, il fraseggio, i cambi di tempo, a cos'è che ha detto prima, qui lo vuole come quell'altro, ecco che magari chiedo al mio collega a fianco e parlo sul direttore. In più tenete presente che magari in certi casi quel direttore fa una cosa leggermente diversa da quella che faceva un altro direttore con cui magari l'orchestra ha suonato settimana scorsa, e quindi insomma sono tutte cose da scrivere. Mediamente raramente l'orchestra parla per perdere tempo e per disturbare, insomma, ecco, che bisogna... però al direttore mediamente dà sempre molto fastidio. Allora, cosa possiamo dire della direzione invece di Böhm? Che è una direzione come tutte le altre che ho visto su, è molto pulita, molto precisa. Sapete che lui veniva dato del Kapellmeister, no, come un grande complimento, nel senso, non c'è da questa prova, non desumiamo da questa prova chissà quali segreti di concertazione, quali cose esoteriche lui dicesse all'orchestra per far suonare un qualcosa in maniera magica. Ecco, no, lui era un direttore molto preciso, molto scrupoloso, che dice all'orchestra: qui più piano, qui più forte, qui non siamo insieme, voi in anticipo, questa cosa dobbiamo farla in battere, questa in levare e così via. Insomma, le indicazioni di quello che è scritto, che può sembrare un po' scontato, ma non è poi una cavolata, che il direttore d'orchestra faccia eseguire all'orchestra quello che c'è scritto. Ecco perché molte volte mi chiedete: ma se c'è tutto scritto, perché c'è il direttore? È tutto scritto, sì, ma proprio perché l'orchestrale deve pensare a 500 cose e magari qualcuno gli sfugge, e allora il direttore gli ricordargli: no, attenzione, guarda che qui, oltre a tutto quello che hai fatto, devi ricordarti che qui c'è quel diminuendo. Ma non è scritto in partitura, l'ha aggiunto al direttore, ma quel diminuendo va fatto. Bene, io ringrazio Davide per questo video. Se vi è piaciuto, lasciate un like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. A voi non cambia niente, invece per la crescita del canale stesso per me è molto importante. Ma soprattutto scrivete nei commenti cosa ne pensate di questa prova e di questo concerto diretto da Böhm, e noi ci vediamo la prossima volta. Non mancate.